Oggi si consolida dal punto di vista materiale un processo che ci ha visto uniti per le libertà e per i diritti. Una struttura comunale su tre livelli accoglie da oggi un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza pubblica comunale in emergenza creata in Italia per persone LGBT vittime di discriminazione o marginalità sociale. Stamattina all'inaugurazione con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l'assessora alle pari opportunità Francesca Menna, l'assessora ai giovani Alessandra Clemente e l'assessore al welfare Giovanni Pagano. La Casa delle Culture e dell'Accoglienza per le persone LGBT sarà gestita da 11 associazioni ed ospiterà per un periodo fino a 3 mesi le persone che si trovano in gravi difficoltà economiche o vittime di violenza. Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia. La prima casa gestita interamente dal comune per dare rifugio e accogliere le persone LGBT vittime di violenza, soprusi, abusi, discriminazioni violente. Ovviamente per ragioni di tutela non vi sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Qui questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà, applicando la Costituzione, le persone che vengono prima di tutto. E quindi oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano prevalgono su tutto.